Buongiorno a tutti i telespettatori di Classy NBC e bentornati a Focus Certificate, il programma di approfondimento di Classy NBC che si occupa esclusivamente di certificati. Tuttavia qui oggi faremo un piccolo strappo. Allora, i nostri graditissimi ospiti. Abbiamo Eugenio De Vito della 4Timing, sviluppatore di modelli algoritmi per la gestione di portafogli, che però poi nella seconda parte del programma vedremo la piattaforma di Advisor. Buongiorno Eugenio. Buongiorno a tutti. E un buongiorno anche a Christophe Grosset di Unicredit. Buongiorno Christophe. Buongiorno a voi. Allora, partiamo dunque da te Christophe. Come vuole il nostro format, andiamo a vedere la ripartizione degli scambi sul mercato Sedex questa settimana. Come sono stati i volumi nella media giornaliera? Ci sono molti temi interessanti questa settimana. Gli scambi si attestano a 31 milioni, dunque siamo in lieve ribasso rispetto alla media annuale. Tuttavia è molto interessante rilevare due elementi. Il primo è la ripartizione in termini di sottostanti, perché vediamo le azioni italiane, le indici italiani, dunque i nostri sottostanti locali, dominare con una proporzione direi quasi inaudita quest'anno, perché rappresentano complessivamente oltre l'85% dei volumi. L'altro elemento molto interessante è il ratio call-put, dove vediamo una forte ricrescita degli scambi sui put che rappresentano sulle 5 ultime sedute 46% dei volumi, dunque volume molto molto in crescita rispetto alla media annuale. Allora, fammi andare nel dettaglio per la ripartizione degli scambi. Vediamo il covered warrant, che fanno ovviamente la parte dei leoni, 80% degli scambi. Poi ci sono gli express 5,64%, bonus 5,27%, il leverage 5,07% di scambi, gli equity protection 2,44%, e poi via via gli outperformance, gli altri, i benchmark e i twin win. Da notare qui forse la forte predominanza dei covered warrant, che ha eroso. Sì, in termini di scambi sicuramente i covered warrant sono sempre molto superiori ai scambi sui certificati, perché lo ricordo, il covered warrant serve a fare operazioni di trading a medio termine, dunque implicitamente si negozia di più. Sul certificato invece si va a prendere una posizione che si tiene a medio termine, e lì si può rilevare come si sta concentrando il mercato sulle due categorie di certificati di cui abbiamo parlato molto in questa trasmissione, che sono gli express e i bonus certificati, che ad oggi rappresentano oltre il 70% dei scambi sui certificati di investimento. Dunque una forte concentramento dell'investitore su questi prodotti a capitale condizionatamente protetto, dunque che consentano di investire sul mercato senza obbligatoriamente avere una visione direzionale al rialzo o al ribasso, ma proteggendo parte del suo capitale, dunque protezione del capitale e potenzialità di rendimenti interessanti. Allora, la ripartizione degli scambi attraverso sottostante ha determinato gli indici italiani con 61,74% degli scambi totali, le azioni italiane col 24,63%, e qua già vediamo che tra indici e azioni italiane abbiamo già fatto almeno, per dire, i tre quarti degli scambi. Ad ogni modo lo analizzeremo fra un attimo. Azioni europee 6,76%, indici internazionali 5,36%, e poi sotto l'1% con le materie prime 0,50%, tassi di interesse 0,32%, cambi 0,43%, le azioni americane 0,24% e le azioni giapponesi, oramai da tempo immemore, non pervenute. No, in effetti gli scambi adesso sono e si sta concentrando ormai da 6 settimane sui sottostanti locali. La tendenza, direi, da rilevare che la ripartizione tra entrambi, dunque tra azione e indice, l'indice rimane molto forte, oltre il 60%, che è una soglia molto interessante da sorvegliare. Oltre il 60% si può percepire effettivamente un sentimento di incertezza molto più marcato da parte dell'investitore. La cosa alla quale ci aspettiamo è infatti di vedere, anche con la campagna di risultati, di assemblee, di annunci sulle società, rivedere comunque nelle prossime settimane, ricrescere gli scambi sui prodotti legati a un'azione solo. Allora, per gli investment certificates, gli indici internazionali hanno fatto la parte del leone, nonostante siano tuttavia in calo rispetto alla settimana precedente, 30,77%, le azioni europee 24,43% come vedete dalla nostra grafica, le azioni italiane 22,47%, gli indici italiani 16,32%, le materie prime 2,70%. Qui possiamo notare che per questo tipo di prodotto viene preferito la cosa estera.
Estera, fino sì, a un certo punto, cioè, hai ragione. Utilizziamo l'indice internazionale, in cui una forte predominanza è data allo Eurostoxx, dunque si va a investire su, in realtà su un basket ben diversificato, però sempre tra virgolette di casa, dunque la preferenza, entrando un po' più nel dettaglio del numero, effettivamente è un 90% su lo Eurostoxx e il residuale su indici americani o dei paesi emergenti. Dunque, ci concentriamo effettivamente sull'indice. La cosa interessante da notare è effettivamente la relativa buona ripartizione tra indice internazionale, azioni europee e azioni italiane. Questo viene dal fatto che la maggior parte degli investitori in realtà investendo sul certificato vuole avere un approccio alla borsa che abbia un profilo di rischio diverso del tipico acquisto o vendita. Dunque investo tramite l'investment certificate, sto prendendo meno rischio, dunque sto rischiando meno di perdere il mio capitale e sto in realtà puntando ad avere un rendimento che mi arriva fra 6 mesi e un anno. Dunque non sto puntando al breve termine ma veramente al medio termine. Per i covered warrant gli indici italiani hanno registrato 71,90% della contrattazione degli scambi. In indici italiani solitamente è il FTSE, il future del FTSE, perché ovviamente gli operatori sui covered warrant insomma entrano e escono molto velocemente, quindi producono molti volumi. Le azioni italiane 23,31, poi azioni europee 4,06%, gli indici internazionali 0,37%, mentre le azioni americane 0,29%. Non mi fermo ma continuo per i leverage certificates. Le azioni italiane hanno registrato il 50,77%, gli indici italiani 25,39%, gli indici internazionali 15,27% degli scambi, tassi di interesse 4,75%, mentre le materie prime 2,01%. Christophe? Sì, dunque la cosa da notare è che i leverage ormai sono anche molto utilizzati sui prodotti azionari. Avevamo visto un lievo ricrescita di questi prodotti con l'utilizzo di prodotti su tassi di cambio o tassi di interessi. Sembra che gli investitori non stanno dando seguito, dunque essendo solo prodotti che sono molto simili ai covered warrants, in realtà la loro quota si sta riducendo. Avevano raggiunto un 7-8% di scambi sul SEDEX, ormai adesso rappresentano solo il 5%, dunque un ribasso relativamente forte su questi prodotti. 30 secondi per concludere con i sottostanti più utilizzati: avevamo FTSE MIB 61,47%, Unicredit 6,14%, Leni il 5,57% degli scambi, generali 3,15%, l'Eurostoxx 50 2,75%, STM Microelectronics 2,74% degli scambi, Fiat Industrial 2,07%, poi abbiamo Intesa San Paolo 1,92%, Fiat più Fiat Industrial 1,34%, solo il titolo Fiat 1,15%, Enel 0,92%, DAX 0,89%, Atlantia 0,75%. Si conferma comunque sia sempre l'indice il sottostante più utilizzato. Una battuta proprio telematico? Beh, io credo che effettivamente la stagione degli annunci che vedremo nelle prossime settimane ricca in opportunità anche per vedere le azioni ricrescere. Allora, fra pochissimo con la spiegazione di Eugenio De Vito sulla piattaforma di Advisor, dopo la pubblicità.